Cronaca sindacale del conflitto che vede ancora opposti il primo cittadino di Taranto e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti comunali. Il botta e risposta tra organizzazioni sindacali ed amministrazione comunale continua a farsi serrato in questa calda estate. È stata la querelle sull'erogazione della produttività 2011 a far riesplodere lo scontro tra i dipendenti comunali ed il primo cittadino, sorto dalle ceneri del mai sopito conflitto sul contratto decentrato. Con i primi pronti ad una mobilitazione ed il secondo svelto a chiarire la strumentalità della protesta. Fu Stefano in persona a dichiarare ai nostri microfoni che le somme oggetto del contendere rivengono da un fondo sulla valutazione del quale manca la certificazione dei revisori dei conti e che comunque Taranto è stato l'unico comune ad erogare la produttività con scadenza semestrale, mentre altrove le somme vengono liquidate di 12 mesi in 12. Oggi l'organizzazione CISL, Funzione Pubblica, risponde ad una missiva che lo stesso primo cittadino le avrebbe inviato. Lo fa per tramite del segretario Claudio Capobianco, il quale, constatando il rinvio dell'incontro richiesto alla controparte, tiene a specificare una serie di punti, ovvero che la problematica in specie, ovvero quella riguardante la produttività di quanti godono della qualifica di avvocato, è stata sollevata da tale segreteria aziendale sin dal gennaio 2011. In quell'occasione si chiedeva di conoscere i motivi ostativi inerenti alla mancata valutazione dei dipendenti in oggetto. Secondo, ai dipendenti è stata attribuita un'indennità di responsabilità non adeguata al loro profilo professionale. Terzo, i responsabili, ognuno per la sua parte, hanno sempre rimandato a tempi successivi la risoluzione con argomenti artefatti di natura contrattuale o appellandosi a regolamenti attuativi. Infine, il contratto decentrato integrativo, sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la parte pubblica e alcune rappresentanze sindacali. In quell'occasione qualcuno avrebbe dimenticato di inserire criteri per l'applicazione dell'alta professionalità di questi dipendenti. Per questo è utile far presto ed evitare di esacerbare gli animi. È stata riaperta al traffico la strada interdetta agli automobilisti dalle 12 di oggi, la strada che conduce a Lizzano per la caduta di un albero in località Bagnara. Sul posto la polizia provinciale. E ancora alcune notizie di cronaca: nel corso dell'attività di perlustrazione del territorio, poco prima degli eventi di ieri, gli agenti della squadra volante hanno fermato e identificato un 39enne dopo averlo sorpreso in via Machiavelli nei pressi delle cosiddette case parcheggio ingerire frettolosamente un involucro. Lo stesso, nel corso delle verifiche, spontaneamente ha riferito agli agenti di aver ingoiato una dose di eroina che deteneva per uso personale. Indosso al medesimo, gli agenti hanno rinvenuto un taglierino munito di una lama lunga 10 centimetri. Condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati, il 39enne è stato sottoposto agli esami tossicologici, risultati positivi. Ed è finito contro un cassonetto della Nettezza Urbana, ma anche nei guai un milanese di 42 anni. Gli agenti della questura ionica, giunti sul posto per i rilievi di rito, hanno inoltre verificato le condizioni dell'uomo, risultato positivo ai test alcolemici. Da immediate verifiche gli agenti hanno accertato inoltre che la Lancia Y, a bordo della quale viaggiava, risultava essere oggetto di denuncia di furto da parte dell'ex convivente nonché proprietaria dell'auto stessa. Il mezzo è stato pertanto recuperato e consegnato alla donna, mentre il 42enne è denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ed ora parliamo della Sagra del Vino di Carosino, che è giunta ormai alla sua 45esima edizione. È giunta alla sua 45esima edizione, rinnovandosi nello spirito, aprendosi ai comuni limitrofi, articolandosi in una serie di eventi culturali che hanno come comune denominatore il vino. Parliamo della Sagra di Carosino, ufficialmente iniziata dopo il preambolo così definito dagli organizzatori di sabato. Ed aperta come sempre dalla rituale attivazione della fontana di Piazza Vittorio Emanuele, dalla cui bocca sgorga il profumatissimo nettare prodotto da vitigni autoctoni. 20 quintali di vino, un potlatch, simile per certi versi a quello delle antiche civiltà, destinato ad andare oltre il limite dell'utile. Un simbolo che non può che imprimersi nella mente di quanti almeno per una volta hanno assistito a tale spettacolo. Ma la festa del vino, perché in questo modo sarebbe più opportuno appellarla, necessitava di un cambio di rotta, visto il grande successo che i vini pugliesi e tarantini stanno riscuotendo in Italia e nel mondo.
Lo statuto delle produzioni dell'arco ionico è mutato e le stesse hanno ormai conquistato dignità propria. Non più vini destinati ad arricchire le grandi etichette settentrionali, bensì protagonisti del mercato. La 45esima edizione della Sagra di Carosino quindi ha aperto le proprie porte ai comuni vicini, anch'essi interessati dalla coltivazione dell'uva rossa da primitivo, una sinergia che potrà dare i propri frutti anche negli anni a venire, come ha compreso il GAL Colline Ioniche, che ha sostenuto lo sforzo organizzativo della giunta Chiloiro. Carosino capitale del vino per una settimana, a legittimare tale ambizione anche i sommelier dell'AIS, che proprio nel comune ionico hanno deciso di tenere il proprio quinto raduno e nell'ottica di una sempre maggiore educazione del consumatore ho organizzato, proprio per questa sera, uno spazio dedicato alla degustazione. L'inizio ufficiale della 45esima edizione della manifestazione è stato inoltre suggellato dall'annullo filatelico di Poste Italiane di un francobollo apposto su una cartolina raffigurante la fontana Zampillante Vino. Alle 21.30 un momento musicale, protagonisti Folca Bestia. Da Carosino a Leporano, dove l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti nell'ambito dell'estate leporanese, ha appunto festeggiato la ricorrenza della Madonna delle Grazie, venerata a Gandoli, nell'omonimo santuario. Il luogo è antica meta di pellegrinaggi dei fedeli che qui si recavano per implorare le grazie alla Vergine Maria. Oggetto di culto è la vetusta effigie della Madonna con il Bambino, dipinta su tela di scuola tardo-rinascimentale con tratti bizantineggianti. Nell'ultimo secolo il santuario è stato ampliato per rispondere alle esigenze di un territorio dalla forte vocazione turistica, nonché abbellito e impreziosito da stucchi e marmi decorativi durante gli ultimi interventi di restauro, al termine dei quali nel luglio del 2007 si è avuta la solenne inaugurazione dell'arcivescovo Monsignor Benigno Luigi Papa. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione che ci avete prestato, a voi tutti, buona giornata.